Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati qua sul nostro Fortnite. Signori, grazie mille. Fra salva il mondo, le live, l'altra sera quasi 42.000 persone in live, è stato pazzesco. E i video di Fortnite e tutti gli altri video sul canale state facendo, state dando un supporto incredibile. Oggi ho shoppato la Sarsino Artico e il Petunia. Allora ragazzi, come già sapete, hanno praticamente rilasciato un aggiornamento grafico molto importante che mi ha fatto storcere un po' il naso, ma secondo me è semplicemente una questione di abitudine. È un po' particolare, hanno cambiato delle texture, hanno aggiunto tantissime montagne, hanno aggiunto anche delle città nuove e purtroppo ci hanno tradotto la mappa in italiano. Ci sono dei nomi assurdi, ragazzi, vi giuro, dei nomi assurdi. Un'altra cosa però molto positiva è che adesso quando one shot una persona con il cecchino ti dice la distanza del colpo. Quindi credo che io tempo fa feci bellissimi colpi col cecchino, speriamo di rifarli. Signori, mi raccomando, oggi ci buttiamo in una nuova zona della mappa. Mi raccomando, tanti bei pollicioni in su ragazzi, perché dobbiamo fare delle hit importantissime. Ole, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Vedete, hanno cambiato tutto. C'è crocevia con cianfrusaglie, montagne maledette. La fabbrica a Fiorente credo che già c'era e difatti non ci voglio andare. Noi andiamo nei Pinnacoli Pendenti, che è una città enorme, con dei palazzi enormi, dove ci si butta di solito un sacco di gente. Tanto è vero che in live, per l'appunto, stavamo discutendo proprio del fatto che ormai la gente si butta solo ed esclusivamente sulle nuove città. Cosa che secondo me non è vero, ma credo che sia anche abbastanza normale. Perché, per esempio, in questo game anch'io mi sono buttato in questa città, ma perché la voglio provare insieme a voi? Vi dico, è una zona molto, molto difficile. È una zona terribilmente, terribilmente difficile. Quindi io mi vado a prendere subito. Ok, non mi andava di lasciarlo vivo, sinceramente. Qua ragazzi, sopravvivere a questa città secondo me è impossibile, secondo me, perché veramente è catastrofica. Come cosa è catastrofica, ragazzi. Io sento molto molto basso, non capisco neanche bene il perché. Quindi ho aumentato un pochino. Io mi prendo tutto. Mi prendo tutto perché un errore che ho visto fare da diverse persone è lasciare le armi in giro. Ma se voi all'inizio mi lasciate delle armi, ok? Se voi mi lasciate delle armi, la gente si potrebbe potenziare. Ora io non so minimamente dove possa essere sto ragazzo qua. Ma perché qua è veramente qualcosa di... Io lo sento. Lo sento, credo. Credo che sinceramente che stia qui dentro, quindi oh ragazzi, è pazzesca. Come zona è pazzesca, eh. Io però faccio così. Questo lo butto. Ma perché vedete, è pieno, eh. Cioè non è che vedevo di cazzate, è pieno vero, regà, eh. Ok. Ok, sotto. Ok? Ci credete quando vi dico che è pieno?
Ma perché se non ci credete, c'è un problema. No. Vabbè ragazzi, c'è da capire dov'è questo mo. Lo senti? Dai, dai. Sta qua dietro. E io devo camperarmela un po', ragazzi. Non so dov'è. Ma penso che sia addirittura più di uno. Eh sì. Tesoro mio. Mo, me potrebbero un culo anche a me, eh. Cioè, senza problemi. Però. Però. Io me ne devo andare via da sta città, ragazzi. Questa è. È una città assurda, raga, eh. Questa. C'è gente che non è mai più tornata qua, eh. E penso che. Ve ne siete anche accorti, ragazzi, eh. C'è sto poraccio che. Caro Ciccio. Caro Ciccio. Ok. Vorrei provare a farmelo fuori, ma. Ah, cool. Someone wants to be friends. Niente. Richieste d'amicizia, ragazzi, arrivano come se non ci fosse un domani. Io non riesco a togliere. Friend request incoming. Le richieste, che devo fare? Ok, dentro sta casa, ragazzi. Raga, sta qui. Cioè, sta lì. Cioè, perché sta qui, eh? Non è che non sta qui. Cioè, sta, c'è sta. Vorrei capire dove sta. Più che altro, perché credo che se ne sia andato tantissimo. E tutto sommato non è che ha fatto così male. Ok. Mi sembra che qui dentro ce n'è uno. Sì. Allora, sai qual è il problema? È che... me ne sono voluto andare perché ce n'è più di uno. Ce n'è più di uno, quindi no, basta. Cioè, sinceramente, quanto, che combattimento voglio fa qua, porca puttana. Cioè, terrificante, basta, no? Ne ho visto più di uno, ne ho sentito più di uno. A quello un po' di shield gliel'ho tolto, che me frega. Io qua, appunto, avevo visto sto ragazzetto che mi aveva lutato. Bella robetta questo, cioè, da dirglielo. Certo, tornare lì con un bel lanciarazzi farebbe tutta una figura diversa. Perché glielo vai a tirare in testa e gli vai a fare un sacco di male. Ok, ho sentito un cecchino, ragazzi, eh. Da sti pizzi. Là c'è un altro cecchino, l'ho visto. Però non mi può interessare più di tanto. Vediamo un po' se mi becca prima lui o se lo becco prima io. Non mi sembra di beccarlo in realtà, eh.
Cioè, in realtà sì, l'ho beccato. Però... però... che bello sto gioco, mannaggia la miseria. Ok. Quindi che famo? Se divertimo, non se divertimo? Te togli, non te togli? Che alla fine non è male, eh. Qualche danno io l'ho fatto. Niente. Niente di che. Il problema qual è? È che adesso probabilmente c'ho qualcuno che mi vorrà correre per forza dietro. Cioè non... non è che non mi corre dietro, eh. Cioè dopo, adesso non è cattiveria, bello mio. Però dopo un po' rompi anche le pallottole, eh. Cecchino non mi serve, questo mi serve. Prevesco, guarda, a meno che non ce n'ha 6-7 di sti cosi. No, per uno, guarda. Per uno, guarda, sinceramente, no grazie. Ok, visto. Ok. Magari mi fai costruire. Me la devo... me la devo gestire in maniera un pochino più pulita. Cioè nel senso che dov'è? Non so dov'è. Ma sicuramente non era lui. Questo ve lo posso garantire. Che sicuramente non era lui. Questo poco, ma sicuro. Non era assolutamente lui. Forse è lui? Ok. Pompa viola. Me lo prendo. Scar. Me lo prendo. È una zona bruttissima. Porca puttana, sei una zona bruttissima. Veramente brutta. Là sopra ho visto qualcun altro. E là dietro ho sentito qualcun altro. Boh, va a capire se ce l'ha con me o se non ce l'ha con me. Ma che ne so. Allora, mentre noi... là mi potrebbe tirare un headshot pauroso, eh. Me ne rendo conto da solo. Dai, 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 dai. Ok, quindi questo è carico, questo è carico, questo è carico. Questo non è carico. Ok. Vedi che là c'è qualcuno che sta costruendo. Anche sopra, anche sotto. Perché tutto sto casino? Non capisco. Tra l'altro ce l'ho la roba per arrivare un minimo là sopra. Sapete che... che mi piace farmi... ok. Rischiato, eh. Me ne rendo conto. Rischiato.
Tutto quello che volete. Tutto quello che volete, ho rischiato quello che volete. Ok. Ok. Dopo mi tengo. Ok. Mo risolviamo. Ora risolviamo con calma, eh. So che sta lì, perfettamente, lo so. Però credo di essermi allontanato a sufficienza. C'è sempre quel cagacazzi là dietro che me deve rompere le palle. Assolutamente, eh. La partita è bella, raga. La partita mi piace. Vedi, quello sta lì. Quello sta lì. Ok, vediamo dove si chiude la safe. Dico abbastanza scontato. Sto mettendo qualche trappolina ovunque, proprio perché Oh, guarda che bello, signori. Sai che c'è, neanche ti vengo a lootare. Chi se ne frega. Ma non mi interessa proprio, guarda. Ok. Uno sta dentro casa. Mi devo togliere lo sfizio di vedere se ce n'è uno là dentro, perché ne va della mia sopravvivenza, assolutamente. Manca un minuto, quindi ancora siamo abbondantemente coperti. No, non ci sono trappole. E posso anche utilizzarlo. Si chiude di là. Però di là ci potrebbe essere uno. Ci potrebbe. Vedi, lui si è chiuso, quindi sta fightando davanti. Ok, potrei attaccarlo lì, ma che senso avrebbe? Sinceramente, Allora facciamo. Ah, è vero, non me lo fa costruire. Ok. Ok. Speriamo che. Oh, vedi? Lo vedi? Dov'è? Non ti preoccupare, zio. Ma era rimasta pochissima vita, me ne rendo conto.
Me ne rendo conto, Non è che non me ne rendo conto, me ne rendo conto. Però non pensavo di trovarlo lì. Primo. Bene, bene, bene. Tante volte. No, non ce l'hanno. Da quanto tempo ci devo perdere, Che mi conviene? Prendeme. Più che altro dipende. No, due mi tengo questo. Due mi tengo questo qua. Ok. Caro gioco, ti voglio tanto bene. Allora, bisogna vedere se riesco a fare una cosa o a non morirci male. Sai che c'è? Ok. Allora ragazzi, il tizio sta là. Ok. È rimasto solo. Ok, perfetto. Poi bisogna vedere tante cose. Wow, questo è fortino, È fortino, raga, Forte, forte, forte. Non so come. O lo vado a fightare male. Vediamo, Lo voglio bombardare di missili. Vai, vai. Oh, no! 17 kill. Ho fatto una strage sta partita. GG per noi, ragazzi. Oh, mamma mia, che partita, raga. Che partita, che partita, che partita. 17 kill, non è il mio massimo. 20, cazzarola, è il mio massimo. Tu madre. Signori, io spero che l'appuntamento di oggi vi sia piaciuto. A me è piaciuto da impazzire. Sono il king o non sono il king di Fortnite? Dai, su, facciamo i seri. Signori, se il video di oggi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete se non siete iscritti. Iscrivetevi al prossimo appuntamento, Bossy Gamer 89. Ciao, ciao.